Buongiorno a tutti, sono Alberto Meneghelli e ora vi voglio parlare un pochino di me. La passione per la pesca mi è stata tramandata fin da piccolo da mio padre quando mi portava a pescare nei piccoli laghetti per pescare le trote. Poi con il passare degli anni ho iniziato ad andare a pescare con i miei amici, in particolar modo voglio ricordare il mio caro amico Mattia che mi ha tramandato questa passione per il car fishing. Ho iniziato a fare car fishing nel 2001 con appunto questo amico, poi questa passione si è sviluppata con gli anni, conoscendo anche uno dei componenti ora del team Reactor Bite, Sebastiano Brunelli. Il car fishing per me è una passione innata, è qualcosa che scorre nel sangue, nelle vene. Preferisco praticare car fishing nei laghi naturali. Voglio ricordare ad esempio numerose sessioni effettuate qui nel nord Italia sul lago di Viverone, lago di Pusiano, il lago di Endine, lago di Levico. Per parlarvi invece delle mie mete estere, ho frequentato spesso le terre slovene, lago di Bled e il lago di Smartinsko. Al lago Smartinsko ho un bellissimo ricordo. Con il team Reactor Bite l'anno scorso io, Sebastiano Brunelli e Andrea Prunella abbiamo effettuato una stupenda sessione di pesca coronata da amicizia, risate e numerose catture. Voglio ricordare una cattura di rilievo, un pesce che può essere il mio personal best in lago naturale, una carpa di oltre 25 kg catturata in un lago per me sconosciuto in questa sessione al lago Smartinsko. Sono collaboratore dell'azienda Reactor Bite da ormai 3 anni. Ho trovato in Reactor Bite più che un'azienda di pesca, una famiglia, amici con i quali condividere le mie giornate di pesca, le mie passioni e soprattutto con cui crescere anche dal punto di vista della tecnica, dei rapporti umani e dello stare assieme. Ho collaborato anche con altre aziende del settore e ho scritto anche numerosi articoli per la rivista Carpe Catfishing. Per me la pesca è soprattutto compagnia, amicizia, condividere valori importanti che questa passione ci può dare e quindi rispetto per la natura, rispetto per il pesce e vi mando un caloroso saluto. Ciao a tutti!